È un libro basato su storie raccolte nelle tesine di esame dei nostri allievi. Il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, che è la scuola che io insieme ad altri ho fondato 51 anni fa, prevede, diciamo, nel suo esame finale che gli allievi portino due tesine, una relativa alla sua esperienza di lavoro come allievo seguito in diretta, in supervisione diretta dietro lo specchio, e un'altra invece seguita in supervisione indiretta. Siamo nell'ultimo anno, ultimi 2 anni di formazione, gli allievi lavorano e portano in supervisione, in questo caso a me, le loro storie. Gli anni in cui queste storie sono state prodotte e raccolte sono gli anni in cui io stavo pubblicando La cura delle infanzie infelici e poi Ascoltare i bambini, quindi diciamo nel pieno della mia riflessione e passione, diciamo, sulle storie dei bambini che vivono condizioni di grande difficoltà. Due di queste storie vengono proprio dal centro aiuto al bambino maltrattato del Comune di Roma, dove questi allievi avevano fatto il tirocinio. Altre due vengono invece da altre località, altri posti. Però, insomma, il fatto che queste tesine erano così belle da meritare di essere messe in un libro per essere fatte conoscere, oggi mi viene confermato dall'interesse con cui il libro è stato accolto. E questo per me è un motivo di grande orgoglio, dicevo prima, perché diciamo, quello che fanno gli allievi, se viene riconosciuto come bello, insomma, è importante anche per chi ha insegnato a loro. Seconda cosa che vorrei dire è che le storie di questi bambini sono affascinanti. Sono affascinanti perché quello che noi insegniamo è di non stare tanto sui sintomi, sulle definizioni, su quella che è correntemente la psicopatologia, diciamo, anzi proprio un po' la saltiamo a piè pari se volete, ma cerchiamo di inserire i comportamenti sintomatici dei bambini, l'espressione delle loro difficoltà, nei contesti in cui esse si manifestano. La terapia familiare, nel caso in particolare del primo bambino, quello che aveva male al cuore, è una terapia familiare assolutamente classica. Al tempo stesso, però, è una terapia familiare in cui nel corso del lavoro si recupera il senso del sintomo collegandolo a un grande evento della storia familiare. Quindi l'internamento del padre di questo bambino è una famiglia di emigrati che vengono dalla Romania e che la nostra allieva, adesso è diventata didatta, Daniela Teresa Zagaria, che poi è una persona di grande valore, e insomma li incontra in un consultorio ad Andria, in Puglia. E poi lei settimanalmente veniva a Roma a raccontare quello che succedeva. Negli altri casi invece c'è sempre il lavoro con le famiglie sullo sfondo, però non c'è il setting abituale di una terapia familiare, non vengono visti regolarmente nello stesso posto tutti insieme. La trama familiare sta nella testa del terapeuta. E nella famiglia reale di questi altri bambini entrano i servizi, il giudice, insomma i contesti che Cirillo chiama non terapeutici, invece dove all'interno dei quali è sempre possibile, secondo me, fare terapia ascoltando ed aiutando questi bambini ad elaborare ciò che è loro accaduto. Il principio poi sempre ci atteniamo, e queste storie è bene
sempre aderiscono, è quello per cui un bambino in grande difficoltà ha bisogno di due cose. Uno è di essere messo in sicurezza, diciamo, nel sistema in cui è possibile per lui essere ascoltato ed aiutato, che può essere appunto la famiglia in un modo più ampio, un discorso di reti, intervento, e poi ascoltato. Ascoltato non solo in quanto bambino che parla, ma in quanto bambino che parla agli adulti di riferimento. Ecco, io sono convinto, in questo libro mi sembra ce ne sia la dimostrazione, che la psicoterapia di un bambino che vive una situazione di grande difficoltà, come tutti quelli che sono, le sue storie sono raccontate in questo libro, questo bambino non va ascoltato da solo in una situazione in cui lui riesce a spiegare ciò che gli accade, ciò che sente, soltanto al terapeuta. È importante che l'elaborazione che lui fa di ciò che gli è accaduto avvenga nel rapporto concreto con gli adulti di riferimento. Deve essere una comunicazione reale, diretta a interlocutori reali. Io ho sempre pensato, da quando lavoro in terapia familiare, che il terapeuta è un facilitatore dell'ascolto, ma questo ascolto deve essere dato al bambino da chi si occupa di lui, perché altrimenti, diciamo, il terapeuta dovrebbe adottarli tutti i bambini che cura. Mi ricordo sempre come insegnamento quello di Mnuchin. Eravamo all'Istituto di Psichiatria dell'Università, lui faceva supervisione dietro lo specchio di una terapia che facevo io, vi parlo degli anni 80, e c'erano un padre e un figlio, e insomma il padre e il figlio discutevano, il padre era uno di quei padri un po' autoritari e lontani, diciamo che non riusciva a entrare in contatto col figlio. E io ero entrato nello stato d'animo di stare dalla parte del figlio. Mnuchin interruppe la seduta chiamandomi fuori nella stanza di dietro lo specchio, mi guardò e mi disse: "Ma tu che cosa c'hai in mente? Lo vuoi adottare tu quel bambino, glielo vuoi portare via a quel padre? O vuoi che sia quel padre a riuscire a comunicare col suo bambino?" Ecco, quella lezione di Sam Mnuchin mi è rimasta sempre dentro, no? Perché sono quegli interventi che allora andavano poi forse più di moda, si facevano questi interventi così chiari nella supervisione. Insomma, che il terapeuta è uno che non è che deve capire di più, è che deve aiutare gli altri a capire, diciamo, no? Le risorse della famiglia vanno evocate, vanno valorizzate, vanno messe in moto. Va bene, questo volevo dire all'inizio: questi nostri allievi hanno lavorato in questo modo, queste nostre allieve, perché poi sono quasi tutte donne ovviamente, hanno lavorato in questo modo, ed è bellissimo per me che tutto questo sia finito appunto in un libro dedicato al bambino che aveva male al cuore, perché il bambino che aveva male al cuore, che dà il titolo al libro, era un bambino che effettivamente presentava dei dolori proprio al cuore, fisicamente, tanto che si partì con gli elettrocardiogrammi. Ma anche gli altri hanno male al cuore, anche se il sintomo, no, è presentato in un altro modo. Perché sempre il terapeuta deve arrivare al cuore del bambino, al punto, no, in cui gli fa male. Freud diceva che il terapeuta deve muoversi sempre come un rabdomante. Il rabdomante cerca l'acqua con la sua bacchetta, stranamente capace di farlo,
di trovare l'acqua. E il terapeuta diceva: Freud deve cercare il dolore del cuore del bambino è quello che va cercato attraverso le manifestazioni del suo star male, che a volte sono appunto dirette, o dolore qui, anche se metaforicamente, come nel caso del primo bambino, e altre volte sono invece nascoste dietro comportamenti di cui bisogna trovare il senso appunto andando al cuore che fa male. Mi sembrano degli spunti davvero interessanti e che trasmettono davvero la vivacità anche di questo libro. Se tu dovessi scegliere, ovviamente tra le tante cose, questo libro è ricco, no? Può essere letto e riletto per tanti aspetti, mette in luce tante cose. È proprio la vivacità del caso, credo che più che l'elaborazione teorica ci fa entrare nel cos'è un percorso di cura. Ma se tu dovessi pensare a una cosa o due che vorresti trasmettere al lettore che lo accosta, quali sono secondo te le cose a cui tieni di più? Ma io penso che bisogna appunto ascoltare i bambini e non lo si fa abbastanza. Io per esempio penso che tante volte ci si perde in grandi apparentemente grandi interventi con i genitori, mettiamo in una fase di separazione, non si ascoltano i bambini. Io credo che i bambini sono la grande responsabilità che abbiamo, ma anche l'aiuto fondamentale per il lavoro del terapeuta. Questo l'ha scritto Maurizio Andolfi tanti anni fa, giustamente, secondo me, il bambino è l'alleato fondamentale del terapeuta, perché con la sua spontaneità è quello che aiuta il terapeuta a trovare la strada nelle difficoltà che vive la sua famiglia. Io, diciamo, quello che vedo è che lentamente, progressivamente, e su questo vorrei proprio appunto invece cercare di portare un discorso diverso. Quello che si è perso un po' della terapia familiare ai suoi inizi, quella di Ackermann, di Mnuchin, di Jay Haley e di tanti altri. Io ho avuto la fortuna di andare a Filadelfia nella Child Guidance, dove lavoravano insieme Sam Mnuchin, Jay Haley, Braulio Montalvo, Marianne Walkers. Insomma, è stata un'esperienza straordinaria, durata poco, ma insomma comunque è stata straordinaria lo stesso. La terapia familiare introduce il concetto per cui l'ascolto del bambino permette di capire meglio quello che succede nella famiglia. Il bambino è il meno difeso, l'interlocutore più diretto. Però è vero anche che il lavoro centrato sull'ascolto anche del bambino è un lavoro faticoso, chiede tempo. Una cosa che dico sempre ai miei allievi è: se voi in un pomeriggio dalle 3 alle 8, dalle 15 alle 20, mettete 5 ascolti individuali di persone che vengono da voi, ce la fate. Una cosa che si regge. Se mettete 5 famiglie, non ce la fate. Perché l'ascolto di una famiglia e del bambino nella famiglia, insomma, è impegnativo. Ogni seduta è sorprendente, non è mai simile alle precedenti, ogni seduta ha degli imprevedibili sviluppi. E sicuramente il lavoro veniva fatto bene a quei tempi, perché lì a Filadelfia, in questa Child Guidance, la terapia familiare era preparata dal gruppo che la faceva e commentata dal gruppo che la faceva. Quindi un'ora di terapia significava di fatto 2 ore, mezz'ora prima e mezz'ora dopo, per ragionare su quello che ci si aspettava e su quello che era successo. Insomma,
Io penso che il lavoro psicoterapeutico ci chiede una grande capacità di ascolto, ma anche una modalità di organizzare il lavoro che deve essere adattata alle circostanze in cui cerchiamo di intervenire. L'altra cosa importante che vorrei segnalare è l'importanza della supervisione. Lavorare da soli in terapia è difficile. Il supervisore, anche a distanza di tempo, anche, insomma, aiuta il terapeuta nella misura in cui lo costringe a raccontare, quindi già a sistemare ciò che ha visto in un modo. E dal modo in cui l'ha sistemato, un supervisore può aiutare il terapeuta a vedere i modi in cui lui interviene falsificando la storia che racconta. Questo con gli allievi soprattutto è importante nelle prime fasi. Questi sono i due messaggi. L'importanza dell'ascolto dei bambini e l'importanza della supervisione. Ecco, il messaggio ascoltare i bambini sembra un messaggio semplice, no? Perché uno dice, è già, è vero, ma cos'è che rende a noi adulti difficile fare questa cosa? Cioè, se pensi, tu hai incrociato tantissime volte il mondo dei servizi, degli i servizi sociali, di persone che si prodigano anche, no? E che si dedicano a questo lavoro, gli educatori delle comunità, i genitori affidatari. Dal tuo punto di vista, cos'è che ostacola questo tema dell'ascolto dei bambini? Ma guarda, in tantissime situazioni il problema è che chi interviene pensa di doversi occupare dei bambini. Cioè, li tratta più come oggetti del suo intervento che come soggetti da ascoltare. Quando si leggono le relazioni, diciamo, no? Si vede che il bambino viene visto come quello per cui bisogna lavorare, quello di cui ci si deve occupare, quello a cui bisogna costruire intorno le situazioni migliori, però difficilmente si ascolta ciò che lui dice. Proprio oggi ho visto un bambino di, lui ha adesso 5 anni, viene da un paese africano, è sveglio, intelligente, ma sta facendo impazzire i genitori riempiendoli di bugie. Prima si fa male, battendo la testa lui stesso o graffiandosi. Poi, quando non riesce a farsi consolare subito, o ritiene di non volersi far consolare subito, accusa uno dei genitori di fronte all'altro, dicendo che è stato quel genitore a picchiarlo. No, naturalmente non è vero, e queste sono bugie, ma che cosa ci sta dicendo? E lì ci vuole un grande sforzo di pazienza. Nel caso in particolare, il problema era quello di ritornare alla situazione prima dell'adozione, a quello che lui aveva vissuto in questo asilo. Asilo, sì, questa piccola comunità di accoglienza nel paese di origine, dove c'era al mattino un'educatrice molto brusca e a volte violenta, e c'era poi una suora invece molto dolce, a cui lui si era molto affezionato, dalla quale il bambino correva per farsi consolare accusando l'educatrice, tra virgolette, cattiva, no?
questo movimento poteva essere in origine, in un certo numero di casi, collegato effettivamente a delle botte prese, ma poi era diventato come un'abitudine, per cui le botte potevano essere inventate, oppure il bambino se le poteva dare da solo, farsi male da solo. Ecco, ricostruire questo di fronte ai genitori, con la famiglia, richiede un grandissimo sforzo di attenzione. E questa attenzione deve essere legata sia all'oggi che al passato. È solo un esempio, no? Ma è come io veramente ho l'idea che per arrivare a ricostruire questo semplice movimento io ci ho messo due sedute. Mi ha chiesto tanto tempo, perché non era facile. Voi direte, no, era facile. E no, invece non era facile, perché poi mentre parlavano le voci si sovrapponevano, perché queste situazioni erano state vissute abbastanza drammaticamente dall'accusato, per esempio, no? Era stato accusato anche di fronte a terzi fuori dalla famiglia di essere stato violento. E non era vero, lui stava male. Ecco, il bambino parla per metafore, per ricordi, ricordi che sono ricordi di schemi interpersonali. E con grande facilità i personaggi si trasformano. La situazione del passato viene rivissuta come se fosse attuale, le persone non capiscono più niente. Questo si vede bene nelle situazioni adottive, appunto. Insomma, non possiamo aspettarci dal bambino una comunicazione diretta, esplicita, ben raccontata. Dobbiamo intuire, fare la domanda giusta, cogliere un trasalimento, un'emozione che si manifesta. Insomma, ci vuole una grande pazienza. Che forse questo, stiamo leggendo questo libro, si può apprezzare bene, perché tutte le scrittrici di queste tesi hanno raccontato bene la loro difficoltà, né? Il tempo, no? Che ci è voluto per loro a capire quello che stava dicendo il bambino. Stavo pensando, mentre parlavi, al fatto che in questi racconti c'è spesso, no? E in queste storie di questi momenti c'è spesso una fase in cui sembra quasi che hai risolto tutto, hai capito tutto, e poi c'è quasi sempre una fase in cui sembra di tornare a zero, sembra che la situazione sia peggiorata, no? E siano questi cammini, no? Di sali scendi che spesso fanno perdere un po' la speranza, no? A volte l'entusiasmo iniziale, poi il senso di fallimento di chi dice vabbè, ma allora anche con noi non siamo in grado. Mi sembra che quello che trasmette molto è il tema della speranza, no? L'idea che comunque sia possibile che il cambiamento avvenga, che le persone stiano meglio, che questi bambini possano avere degli esiti diversi da quelle che possono essere apparentemente delle traiettorie segnate ormai inesorabilmente dal disagio, dalla sofferenza. È molto vero quello che dici, no? E mentre lo dicevi, ho pensato a un passaggio nella storia della psicoterapia che mi ha sempre colpito tanto. Ed è, siamo nel 1923, nel momento in cui Freud scrive Al di là del principio del piacere. Perché Freud a un certo punto sente proprio come un incubo la presenza dentro i suoi pazienti, dentro di sé forse, no? Quello che lui chiamerà istinto di morte. L'istinto di morte
viene proposto da Freud a partire da un episodio banale. Una sua nipotina fa un gioco ripetitivo e strano, nel senso che è molto legata ad un oggetto che per lei è caro, poi lo allontana, lo nasconde, comincia una ricerca e poi, quando lo si trova, di nuovo l'oggetto lo nasconde. La ripetizione, come se cercasse di nuovo l'esperienza dolorosa di perderlo, l'oggetto, fa riflettere Freud sul fatto che il bambino ha una tendenza a ripetere, a tornare su situazioni che per lui sono dolorose. Io personalmente, da quando, che ho sempre amato la lettura di Freud e il personaggio, ho collocato questa cosa solo molto tardivamente, perché per tanto tempo ho pensato anche Freud ha sbagliato, perché ho sentito le morte, non ci ho mai creduto, non sono mai riuscito a prenderlo sul serio. Poi, leggendo la biografia che di Freud ha scritto Peter Gay, ho riflettuto sul fatto, di cui appunto Peter Gay parla, che quelle osservazioni di Freud avvengono in un tempo in cui Freud si confronta col lutto della perdita in guerra del figlio. E acutamente, secondo me, nota Peter Gay che il sentimento dell'istinto di morte è legato a un tempo vissuto come depressivo da Freud, nel tempo del suo lutto. Collego questo al comportamento della piccola scimmia quando Bowlby descrive la sua reazione alla perdita. Perché nella reazione alla perdita, dopo la fase di disorganizzazione, di stupore, di paralisi, diciamo, inizia una fase di ricerca aggressiva, rabbiosa dell'oggetto materno che si è perduto, e poi comincia spesso una fase in cui il bambino si fa del male, prima di arrivare alla rassegnazione. La fase in cui il bambino si fa del male è appunto una fase. Che cosa vuol dire? Ascriverlo all'istinto di morte, secondo me, è sbagliato. L'idea è che il bambino si dà la colpa. Si dà la colpa e si punisce. Nell'elaborazione anche normale del lutto c'è la fase in cui ci si dà la colpa. Trovare il colpevole è un modo di esorcizzarlo il lutto, nella fantasia del nostro inconscio. Allora, siamo partiti dal fatto che si torna indietro, sì, spesso si torna indietro. Spesso, e questa è un'esperienza dei primi tempi delle terapie familiari, quando si esce soddisfatti dalla seduta con l'idea di essere arrivati avanti, la volta dopo ci si trova di fronte a una situazione difficile che qualcuno ha innescato. Il tornare indietro è perché, secondo me, la speranza troppo evocata dalla seduta in cui le cose vanno bene, cede il passo alla paura di non essere all'altezza, di poter portare avanti davvero quel miglioramento. Questo riguarda la famiglia o l'individuo.
si va avanti e si torna indietro. Ma si va avanti e si torna indietro per paura. Cioè si va avanti per speranza e si torna indietro per paura. E in un percorso ideale, l'andare avanti di 10 centimetri e poi tornare indietro di 9, e poi di altri 10 e tornare di 8, e poi un'altra volta arrivare a 10 e tornare solo di 7. In queste oscillazioni, lentamente, il ritorno all'indietro è più debole, meno convinto, meno drammatico. La terapia non è un cammino tranquillo, faticoso, ma tranquillo sempre verso l'alto, no, è un alternarsi, come dicevi giustamente tu. Ed è più difficile forse mantenere la speranza nel momento in cui invece sembra che le cose vanno indietro. Però io credo che su questo è uno degli aspetti per cui davvero la supervisione del gruppo, del supervisore sono importanti, no? Per aiutare il terapeuta a non lasciarsi travolgere dalla paura di aver sbagliato lui, no? Quando le cose sembra che tornino un po' indietro. Il cammino è questo, difficile. Tutti quelli che arrivano da noi e chiedono aiuto hanno vissuto in termini diretti, espliciti o metaforici delle perdite. E di fronte alle perdite oscillano tra la fase della speranza e della ricerca e quella invece della delusione e della colpa. Però se la trama relazionale costruita nella terapia funziona lentamente, si va in avanti e la speranza prende sempre più corpo. Credo che siano davvero dei pensieri su cui è lo spazio per pensare, no? Mi sembra che spesso il tema nelle nostre reti, nei nostri lavori, nell'equipe, sia quello che manca a volte lo spazio, no? Per sostare, si è presi dal fare, dall'urgenza, no? Dalla reazione. E quindi si fanno molti agiti a volte anche da un punto di vista, ma anche nell'ambito giudiziario, nell'ambito delle comunità. Cioè, questa idea che tu trasmetti di un accompagnamento paziente faticoso che connette, no? Guidato dalla speranza che comunque si possa arrivare e vedere che si può, tra virgolette, davvero valorizzare le risorse. Quando tu dicevi all'inizio, noi abbiamo messo da parte un po' le etichette diagnostiche, no? Il tema è l'ascolto del bambino, di quel bambino, con quella voce, con quei comportamenti. Credo che questo sia davvero una cosa. Non è facile farla forse nel modo con cui siamo organizzati, nei servizi, nelle realtà quotidiane con cui si lavora, no? Non so che pensieri fai tu, no? Che hai anche una visione sociale su questo tema. Secondo me queste storie sono importanti anche per dimostrare una cosa, no? Che il terapeuta che vuole ascoltare i bambini costruendo condizioni in cui arrivare a capire ciò che dicono, suggeriscono, propongono quei comportamenti. Quel terapeuta ha bisogno di tantissimo tempo. C'è una delle storie in cui la terapeuta va a casa di questa nonna affidataria un sacco di volte. Le sedute di psicoterapia o comunque gli incontri portati avanti con una attenzione psicoterapeutica andando a casa significano spesso un pomeriggio di lavoro, no? Per una sola situazione. Certamente nei servizi questo è difficile immaginare. Però è così. Capire quello che un bambino vuol dire,
quando è affidata a una nonna che ha difficoltà a muoversi, per esempio, se non lo si vede insieme alla nonna, come si fa? Cioè, io penso che noi dobbiamo pensare al lavoro psicoterapeutico come un lavoro in cui siamo noi che dobbiamo adattarci alle situazioni e non le situazioni a noi. Non è il nostro setting che può essere imposto, diciamo, no? D'altra parte c'è anche un altro enorme problema di cui io ho fatto esperienza forte col centro aiuto al bambino maltrattato del Comune di Roma. I servizi sociali sono sovraccarichi di casi, un numero importante di situazioni. Sono deboli dal punto di vista organizzativo, hanno poche risorse e non hanno una formazione psicoterapeutica. Purtroppo questo è un limite importante. La psicoterapia, diciamo, è vista ancora oggi nell'ambito del socio sanitario come una risorsa particolare, quasi esterna al sistema. Si manda un bambino in psicoterapia. Secondo me la cosa importante sarebbe che il servizio funziona con una mentalità, cultura psicoterapeutica, adeguandosi continuamente alle esigenze particolari di quella situazione e avendo però anche i mezzi per farlo. State, per esempio, una cosa che è tanto comune adesso e anche importante come i servizi legati al SISMIF, l'intervento domiciliare, no? Ma se l'intervento domiciliare lo fa un educatore che riceve un'indicazione di scopo molto limitato, insomma, è un po' difficile che questo possa essere davvero terapeuticamente utile, no? Gli incontri neutri o protetti o quel che siano. E insomma, sono tutte situazioni, il coordinamento genitoriale, come viene chiamato adesso, no? Da tanti, evocato da tante sentenze di giudici. Ma io, sono tutte cose in cui non c'è l'ascolto del terapeuta, c'è il tentativo di applicare modelli, di fare tentativo di far accettare dagli utenti modelli di comportamento che secondo il servizio sono quelli giusti. La formazione psicoterapeutica è più complessa. Secondo me dovrebbe essere obbligatoria per chi si occupa, per esempio, di bambini in difficoltà. Però richiede anche tanto tempo, pazienza. Per esempio, una cosa che mi ha colpito tanto in Spagna, nei servizi in cui si riconosce che i bambini vanno ascoltati in psicoterapia, però poi si pone una limitazione di una seduta di 15 giorni e non più di 8. Per un bambino che ha vissuto dei maltrattamenti importanti, una seduta ogni 15 giorni e non più di 8 non è sufficiente. È come dire che in una polmonite si danno gli antibiotici, però non tutti i giorni e comunque non superando una certa dose. Io credo che quello che manca nei servizi è la cultura psicoterapeutica. Però, per come tu la declini, la pensi come una cultura psicoterapeutica di rete, quasi. Certo. Non dell'individuo psicoterapeuta in quanto che potrà svolgere un suo pezzo, ma che deve produrre un ambiente psicoterapeutico con relazioni psicoterapeutiche. È così che penso io, sì. Penso che la psicoterapia deve essere il lievito, diciamo, no?
che permette di dare senso alle attività dei servizi che si occupano di bambini e di famiglie. È chiaro poi che ci saranno anche, nell'ambito del progetto di interventi, momenti in cui si ascolta la famiglia, il bambino da solo, le varie situazioni, diciamo, no? Noi nella scuola diciamo che vogliamo insegnare ai nostri allievi a lavorare con individui, coppie e famiglie. Perché quello poi in certi momenti è necessario, però l'importante è che ci sia una cultura di rete ad un livello psicoterapeutico centrata sull'idea dell'ascolto e della valorizzazione delle risorse. Nei casi ogni tanto si racconta anche del fatto che ci siano a volte delle dissonanze tra le aspettative, non so, delle comunità, la valutazione dei servizi, le lentezze del tribunale, no? Questo mi sembra un altro degli aspetti, dei difficili incroci, no? Di queste storie. E anche l'idea, però mi viene da pensare che nel libro si trasmette l'idea che queste cose sono superabili anche tramite forse un'esplicitazione di questi conflitti, una messa in parola anche di cose diverse e forse anche la possibilità di litigare a volte tra colleghi. Non so se era qualcosa di intenzionale, no, perché a volte si ha un po' l'idea che si debba esercitare, cioè si esce magari molto arrabbiati dalle reti, ma nessuno dice niente, no? Nel senso che tutto è silente, uno pensa male dell'altro a volte, no? O che l'altro non faccia quello che forse sarebbe auspicabile fare. Un principio fondamentale per noi dico come persone che lavorano con me in tante situazioni, è quello per cui il bambino deve essere informato edotto con chiarezza di tutto ciò che qualcun altro decide su di lui. La lettura dei decreti del Tribunale dei Minori, delle decisioni del Tribunale Civile ai bambini, con i bambini, secondo me è fondamentale sempre. Il bambino deve essere messo in condizioni di conoscere la realtà della situazione in cui vive. È chiaro che in alcuni momenti sentire che il tribunale ha preso una decisione può dargli dispiacere, invece di farlo sentire protetto, lo fa sentire magari ingiustamente punito. Però il terapeuta, secondo me, deve aiutare la persona a ragionare sulle motivazioni di quel provvedimento. Viviamo in un sistema giuridico che accoglie i ricorsi, che ammette i ricorsi, non sempre li accoglie. Il ragazzino deve essere educato alla legalità come insieme di regole che la società si è data. E deve essere aiutato a distinguere fra le sue reazioni emotive e il momento in cui invece si devono prendere decisioni. Questo, per esempio, in modo molto evidente, è nel momento in cui il tribunale pronuncia la decadenza dei genitori e immagina un'altra famiglia, no? Per il ragazzo. E quello è un momento in cui per il ragazzo può essere molto difficile accettare. E può essere un momento in cui, per esempio, a volte ci sono grossi conflitti fra operatori che non sono d'accordo, no? Poi, ebbene, insomma, io penso che bisogna ragionare con i bambini, i ragazzini, gli adolescenti, aiutandoli a capire che comunque chi ha preso certe decisioni le ha prese pensando di essere dalla parte giusta, poi di tutto si può discutere, diciamo. La cosa molto sbagliata, secondo me, è che spesso invece al bambino non si dice niente.
Non si spiega. Nel libro Ascoltare i bambini c'è il caso di Diego, questo ragazzo che fa una seduta, tra virgolette, di addio con la madre quando il tribunale ha deciso, e lui e la madre si rendono conto del senso, no, di quella decisione. Piangono, certo. Però il terapeuta sta lì a dire, chi lo sa se è giusto o se non è giusto, però che è così, è il principio di realtà. Ecco, secondo me le decisioni del giudice sono parte del principio di realtà. Tra colleghi, e quello è un altro tema complesso, spesso c'è lo scontro, no? Le posizioni diverse da cui si esce magari senza essersi parlati, no? Poi andando ognuno per il suo conto. Io credo che sarebbe importante che gli incontri di rete avessero un coordinamento. Un coordinamento non necessariamente decisionale, ma un coordinamento, come dire, io considero tanti incontri di rete come delle situazioni terapeutiche, in cui bisogna riuscire a capirsi. E quando ci si capisce, alla fine le decisioni sono più comuni. È chiaro che, questo per esempio noi, in un libro che si chiama Viva Palermo Viva, l'avevamo discusso tanto, no? E io mi ricordo l'insegnamento nell'impostazione di questa discussione che mi avevano dato Boscolo e Cecchini. L'idea è che di tante famiglie multiproblematiche si occupano un grande numero di operatori, spesso in contrasto fra di loro, dedicando tantissimo tempo. E una volta loro mi raccontarono di un intervento di supervisione che avevano fatto a Londra a proposito di un bambino e della sua famiglia, di cui si occupavano contemporaneamente 9 operatori di servizi diversi. E mi dissero che il loro intervento aveva portato semplicemente a scegliere che un operatore coordinasse questo lavoro, prendendo le decisioni, e che gli altri dessero soltanto un contributo, cioè lo stabilire una gerarchia. C'era un responsabile di questo progetto. La cosa è difficile perché nessun servizio riconosce la maggiore importanza degli altri servizi. E in questo senso l'idea di Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchini era sacrosanta, diciamo, no? A volte noi al Centro Aiuto facevamo incontri di rete, li ho sempre guidati io, che per età, per rispetto che avevano con me, avevo la possibilità di guidare questi incontri, no? Ecco, io sono convinto del fatto che la rete fatta senza una preparazione e senza l'idea che ci sia un coordinamento è spesso fonte più di malintesi e di malumori, no? Che non di decisioni comuni. Però su questo bisognerebbe riflettere tanto, insomma. Non mi sento di dare formule, diciamo, più di rappresentare esigenze. I nostri colleghi che ascoltano hanno la possibilità di scrivere anche in chat. E Franca Seniga scrive: la rete psicoterapeutica che cura è possibile? No? Come punto interrogativo. Forse un po' hai già provato a rispondere a questa domanda. Sì, io penso di sì, un po' con queste condizioni, diciamo, no? Cioè che si riconosca un po' una... Io, per esempio, per tutte le tematiche del
maltrattamenti e abuso all'infanzia, sono convinto, poi tu Dario te ne ricorderai, no, del documento che facemmo al tempo presso il Garante Nazionale all'infanzia, del fatto che dovrebbe esistere in ogni territorio, in ogni ASL, in ogni provincia, quel che sia, un centro dove ci sono persone che hanno una competenza specifica per lavorare con i bambini maltrattati o abusati, e che questo centro debba essere il coordinatore degli interventi per queste situazioni che vengono fatte da pediatri, assistenti sociali, eccetera. A quegli incontri che noi facevamo lì a Roma, nella sede del Garante Nazionale, partecipava un funzionario della Regione Veneta come rappresentante delle regioni. E quel funzionario è riuscito a convincere poi il suo assessore, la giunta regionale del Veneto, a mettere in opera questo. In ogni ASL del Veneto c'è un centro. E la caratteristica di questi centri che c'è nel Veneto, che io trovo veramente interessanti come modo di lavorare, è che sono formati solo da psicoterapeuti. Non dipendono da altri. Sono quelli a cui vengono avviati i casi in cui ci sono elementi di maltrattamento e abuso dell'infanzia o l'adolescenza. E loro hanno la gestione complessiva del caso, la relazione con il tribunale, per esempio, anche a nome degli altri servizi. Questa, secondo me, è una cosa che può funzionare. Lì discretamente funziona. Io ho fatto 2 anni di supervisione con loro, mensile, e mi è piaciuta come esperienza. Anche altri ci sono stati, mi pare che sia stato Dante Ghizzi per un periodo, insomma altre persone hanno lavorato con loro, e accidenti, insomma, sembra quella una buona strada. Diciamo che in Italia è difficile che si riescano a strutturare dei modelli funzionali e replicarli come forse sarebbe utile. Nella mia fantasia io vorrei che far partire una proposta di legge di iniziativa popolare su tutti questi temi, poi vediamo se ci riusciremo. Ti aiuteremo per quel che possiamo. Ok. C'era ancora un altro collega che dice: come dovrebbe approcciarsi un assistente sociale in una comunità di minori secondo un'ottica psicoterapeutica? Sono domande forse che richiederebbero più che un webinar breve. No, è una domanda giusta questa qui, no? Nel senso che l'ottica psicoterapeutica in una comunità per minori è inevitabilmente sempre centrata sull'assunzione di una posizione terapeutica anche nei confronti delle famiglie. La comunità per minori deve potersi avvalere di un terapeuta che tiene i rapporti con le famiglie. I rapporti con le famiglie non possono essere soltanto legati alle decisioni del giudice, possono venire o non possono venire. Il minore che è allontanato dalla sua famiglia e sta in comunità ha con questa famiglia un rapporto complesso che va gestito, e di cui bisogna riuscire a liberare le risorse o a arrivare in un numero minore di casi a delle decisioni anche di interruzione. Cioè, la comunità deve, perché lo vede il bambino, vede il minore che c'è dentro, deve occuparsi dei suoi rapporti con i suoi familiari. Certo, so, c'è adesso questa, non so se qualcuno sicuramente di quelli che stanno ascoltando l'ha vista, c'è questa serie televisiva che si chiama Mare Fuori, in cui non è una comunità, è un carcere minorile, ma insomma le tinte dei racconti sono sempre
estremamente drammatiche, forse eccessive rispetto a quello che si vede in tante comunità, anche senza forse, diciamo, sono un po' eccessive, non è quello. Però nella scrittura di questa serie gli autori hanno capito due cose. Una è che le radici dei comportamenti delinquenziali dell'adolescente sta nelle loro storie familiari, lontane e vicine. E questo lo rappresentano abbastanza bene nella gran parte dei casi. Due, che questi comportamenti vengono spesso rinforzati da famiglie che non sono di aiuto. E che una delle terribili carenze del lavoro che viene fatto in quell'istituto penitenziario per minori è che le famiglie non vengono prese in considerazione. Se non c'è collaborazione con la famiglia, quando io do il permesso, che cosa so di quello che succede? Non viene visto il programma di recupero del ragazzo, dell'adolescente, come un programma in cui la famiglia è protagonista, o come un programma da cui la famiglia è meglio che sia esclusa. Qualche anno fa, il Giudice Gratteri in Calabria, da Reggio, aveva preso una decisione di allontanare proprio dalla Calabria i ragazzi figli di genitori ambedue gravemente compromessi in situazioni di 'ndrangheta. Se il padre sta al 41 bis e la madre viene condannata a 20 anni perché ha collaborato, e quella famiglia nel paese da cui proviene c'è un ruolo importante nell'organizzazione, il ragazzo di 15 anni che continua a vivere lì o che ha contatti con questo mondo è un ragazzo, non dico condannato, ma insomma comunque le cui probabilità, no, di farcela uscire da quel sistema sono molto basse, perché appena torna lì le attese delle persone sono su quello. Anche da questo punto di vista Mare Fuori è un buon esempio. Beh, Gratteri decise di metterli in altre città, in comunità. Personalmente ho seguito a Cagliari, nella comunità di Domus de Luna, un ragazzo che veniva da una di queste situazioni e che poi si è abbastanza bene ambientato nella città nuova, non dove era stato mandato, senza fare ritorno giù. Ecco, è un esempio, poi non so quanto queste cose siano fattibili, però c'è anche la situazione in cui la famiglia non si può attivare perché è troppo compromessa, diciamo, no? Ecco, io penso che un assistente sociale nella comunità, nel rapporto con la comunità, dovrebbe preoccuparsi di questi rapporti, vedere quanto è possibile che siano costruttivi e farlo con l'aiuto di un terapeuta interno alla comunità. Penso questa sia una cosa molto significativa e importante. Sì, condivido che anche in quelli, anche dove non c'è comunque la possibilità di un recupero, a volte bisogna salvaguardare anche un pensiero, no? E l'elaborazione anche di un distacco, di un tema di lealtà rispetto alla propria famiglia, che uno sente di tradire. Credo ci siano tante dinamiche che... E anche su questo tema della lealtà, dei conflitti di lealtà, questo libro è molto interessante nel racconto dei casi. Noi stiamo andando un po' verso la fine, pochi minuti, e chiuderemo questo webinar. Io incoraggio davvero a leggere questo libro. Non so se c'è ancora qualcosa che potresti trasmettere tramite noi operatori agli educatori delle comunità, ce ne saranno anche collegati forse, alle famiglie affidatarie adottive, no? Perché oggi c'è una grande difficoltà su questo versante, no?
Poi c'è stato Bibbiano, insomma, ci sono tutta una serie di cose che hanno inquinato a volte anche un po' il pensiero. C'è anche a volte un po' il pensiero degli operatori che di fronte alle difficoltà che vivono i ragazzi in famiglie adottive dicono ma allora ha avuto senso, no? Questo passaggio, no? Non so se così un po' in conclusione di questo webinar puoi pensare a che messaggio vorresti dare a queste famiglie che faticosamente perseguono, no? Una cura difficile. Sì, il messaggio, e sono contento di avere l'occasione di proporlo, è soprattutto questo. Chi si impegna, le famiglie che si impegnano in affidi o adozioni, dovrebbero avere chiara due cose. Una, che loro diventano terapeuti e che quindi debbono affrontare sempre i rischi di una terapia. La terapia può funzionare o non funzionare e comunque non è solo una responsabilità genitoriale, è una responsabilità molto più grande, perché si tratta di curare bambini che arrivano segnati da grandi ferite precedenti. E quelle grandi ferite possono essere curate solo all'interno della loro famiglia. Io su questo ho una convinzione assoluta che condivido con Francesco Vadilonga. La terapia familiare delle famiglie adottive è basata sul principio per cui vanno ricostruite le storie. Bambini e genitori devono essere in grado di riconoscere il senso dei comportamenti imprevedibili del figlio affidato adottivo, ragionando sulle circostanze in cui lui ha vissuto prima di arrivare da loro. Questo non vale per tutte le adozioni, ci sono anche le adozioni in cui il bambino è stato adottato molto piccolo, non nei primi mesi di vita, per esempio, e lì ci saranno altre questioni da affrontare nel momento in cui il bambino sa e nel momento in cui comincia a immaginare la sua storia precedente, no? Tutto questo spesso per le famiglie richiede un aiuto terapeutico serio. Però è importante fondamentalmente questo, che chi si accinge a un'operazione di questo tipo sappia che affronterà una scalata con difficoltà importanti. Già difficile avere dei figli propri, ma insomma adottare dei bambini è ancora più difficile sicuramente. Ulteriormente difficile è l'affido. L'affido secondo me è una cosa quasi impossibile, a meno di circostanze molto fortunate, molto ben valutate e seguite. Perché nell'affido, diciamo, la violenza delle correnti affettive c'è tutta, sia dalla parte del ragazzo che dalla parte della famiglia. E però quello che non c'è è la sicurezza del rapporto. I genitori affidatari si possono stufare e piantarla lì, il ragazzo affidatario può trovarsi senza nulla, ma anche viceversa. Può accadere che i genitori si leghino molto e che a un certo punto invece questo ragazzo viene tolto. Insomma, l'affido o viene visto come un aiuto alla famiglia originaria e allora chiede anche lo stabilirsi di rapporti con i genitori biologici. Oppure, secondo me, è una situazione abbastanza impropria, molto, molto pericolosa. Io, Vadilonga, ha presentato a Cagliari recentemente, veramente a Quarto, una statistica in cui si vedeva le percentuali di difficoltà dei ragazzi adottati che arrivano alla maggiore età, dei ragazzi affidati che arrivano alla maggiore età, in confronto con quelli che invece hanno vissuto nelle loro famiglie naturali,
e si vedeva bene che quelli adottati avevano delle difficoltà più frequentemente di quelli che sono cresciuti nelle loro famiglie. Il che può sembrare ovvio, meno ovvio è che quelli invece affidati hanno ancora più difficoltà degli adottati, proprio statisticamente, diciamo. Perché l'affido è una misura molto, molto complessa e difficile. Penso che su questo dovremmo anche far arrivare al legislatore la riflessione di chi sta sul campo. Credo anch'io che siano temi assolutamente che meriterebbero degli approfondimenti e soprattutto delle riflessioni davvero sulle esperienze anche longitudinali, no? Sì. Forse oggi abbiamo, no, della materia per poter riflettere sulle differenze e sugli esiti anche di processi quando hanno prodotto bene, quando sono stati più difficoltosi, no? Sì. E credo che sia assolutamente, sia molto materiale, no? C'è molto, molto campo da studiare. Ma io direi che ci possiamo fermare, no? Noi intanto ti ringraziamo davvero molto. Questo libro, Il bambino che aveva male al cuore, edito da Alpes, è un libretto davvero molto leggibile, senza come dire, un'applicazione, un caso ogni tanto si può leggere, ma è da leggere e rileggere, perché si colgono davvero degli spunti interessanti che ci fanno pensare sui casi che abbiamo in carico. A me è capitato molto, leggendolo, di aprirmi delle finestre su quello che stavo facendo, magari con bambini e ragazzi che stavamo seguendo nel nostro centro. Quindi è davvero un libro interessante. Grazie Luigi, intanto, di averlo curato e diffuso, e grazie proprio di essere stato qui con noi, di averci trasmesso davvero delle cose importanti nella logica della speranza, ecco, e della pazienza di continuare a insistere e non arrendersi, no? Perché c'è un po' a volte questa sensazione, no, di dire ma forse non ce la possiamo fare, no, nei servizi quotidianamente, eccetera, mentre invece vale la pena provarci e continuare. Grazie, grazie a voi, davvero a tutti, in particolare a te, perché insomma è stato un piacere poter parlare di questo libro e di tutte queste cose. Grazie davvero a tutti quelli che ci hanno ascoltato. So che sono ancora arrivate qualche domanda, ma vedremo di organizzare dei pensieri prossimamente su questi temi ancora di approfondimento. Ok. Buona serata a tutti e ad una prossima occasione di incontro, come facciamo periodicamente con questi tipi di webinar. Grazie ancora Luigi Cancrini. Alla prossima, grazie.